Mercoledì 29 giugno 2022, il nuovo appuntamento, il secondo della settimana con Quilicata TG. Benvenuti. Medici del pronto soccorso aggrediti e lunghe file davanti al triage. È la situazione che si registra soprattutto in estate al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo. Troppi accessi e soprattutto c'è qualcuno che finisce per perdere la pazienza e aggredisce. È accaduto abbastanza spesso medici e infermieri. Una situazione insostenibile denunciata dagli operatori. Ieri c'è stato un confronto al comune con il sindaco Pino Galanti, il responsabile del pronto soccorso Salvo Di Vita, cittadinanza attiva e il comandante della Polizia Municipale di Licata, Giovanna Incorvaia. Vediamo cosa è stato deciso. Questo problema, questo fenomeno del pronto soccorso che è vecchio e si ripete ogni anno, specialmente nel periodo estivo, perché diventiamo una popolazione sui 70-80 mila abitanti e quindi molti di loro ricorrono per motivi traumatici al pronto soccorso e si creano degli assembramenti che non possono essere tranquilli per motivi diversi. Tra questi dolori, necessità di essere controllati subito e quant'altro, che esaspera gli animi, anche perché il servizio di pronto soccorso è sempre ridimensionato o sottodimensionato per quanto riguarda il personale sia sanitario del ruolo infermieristico, del ruolo OSA, ma principalmente del ruolo medico. Quindi dobbiamo assieme, io mi sono preso l'impegno di incontrare e organizzare un incontro con la direzione generale per vedere di trovare un modo per ridurre questa fila di utenti che si rivolge al pronto soccorso, chiedendo anche la partecipazione del medico di medicina di base, ma chiedendo anche principalmente il buon senso del cittadino, perché quello è indispensabile. E come di consueto apriamo la pagina dedicata al Covid-19. A Licata aumenta ancora il numero dei positivi. Secondo quanto annunciato dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, al momento i positivi sono 175, 35 in più rispetto ai giorni scorsi. Per fortuna è fermo a 42 da tempo il numero dei decessi. Per quanto riguarda l'intera provincia di Agrigento, invece, si registrano 130 nuovi positivi su 1.602 tamponi eseguiti. In 208 sono guariti e anche in questo caso, per fortuna, non c'è alcun nuovo decesso. Un peschereccio in fiamme e una bomba su una nave mercantile. È l'oggetto di una esercitazione che ha avuto luogo ieri sulla banchina commerciale del porto di Licata. Presenti tutte le forze dell'ordine, le associazioni Pro Civis e Guardia Costiera Ausiliaria e gli operatori del 118. Vediamo il servizio. Queste sono delle procedure che vengono programmate periodicamente, giusto per capire quelli che sono i tempi di reazione delle varie associazioni in caso di allarme. Questa mattina siamo stati impegnati nell'antincendio, in una simulazione antincendio, e nella stessa occasione, subito dopo, c'è stato un allarme bomba. Quindi si è intervenuti congiuntamente alle varie forze dell'ordine e alle altre associazioni per scongiurare il pericolo. Ecco, ciò che colpisce è la tempestività con la quale tutti insieme di fatto intervenite subito. Sì, in questi casi è chiaro che la tempestività è fondamentale. Prima si arriva e meno sono i danni, si cerca in qualche modo di scongiurare il pericolo. È chiaro che la motivazione, lo scopo di queste esercitazioni è proprio questo: ridurre quanto più possibile i tempi di intervento, perché prima arrivano gli aiuti e minore il danno, come dicevo prima.
C'è un nuovo servizio a disposizione della cittadinanza licatese. In via Campobello è stato inaugurato lo studio di consulenza automobilistico di Adela Miklos. Ad inaugurare il centro è stato il sindaco Pino Galanti, alla presenza dell'assessore Lillo Scrimali e di un gruppo di consiglieri comunali. A benedire il nuovo centro è stato il sacerdote Don Salvatore Cardella. Cambiamo argomento. Giovani madonnari crescono. Alunni delle quarte e quinte della primaria e della prima secondaria dell'Istituto Comprensivo Francesco Giorgio, guidati dagli insegnanti, hanno dato vita stamattina a un progetto PON, alla prima parte del progetto PON, e hanno realizzato appunto delle piccole opere d'arte davanti alla biblioteca comunale, accanto al municipio, la biblioteca comunale di Piazza Matteotti, alla presenza anche dell'assessore alla pubblica istruzione del comune di Licata, Violetta Callea. Vediamo il servizio. Per la tua pubblicità su Qui Licata, chiama subito il 320 7550 740. Pop up. I nostri alunni, piccoli alunni direi, perché ci sono bambini di quarta, quinta e prima media, stanno dando prova appunto del loro estro creativo, artistico, utilizzando il marciapiede, utilizzando soprattutto come materiale il gesso, che per loro è una grandissima novità, e infatti sono molto entusiasti, come lo sono le famiglie, anche noi insegnanti. La fase finale del progetto PON hanno iniziato qualche giorno fa sia a conoscere il materiale, ragazzi, a conoscere la storia dei madonnari, e questa fase finale proprio si stanno cimentando nel reale, proprio con il supporto che la terra, con i materiali che il gessetto e l'esterno che viene a interagire con tutto il resto. Ed ora la cronaca. La divisione di polizia anticrimine della questura di Agrigento ha notificato 17 avvisi orali ad altrettante persone alle quali il questore chiede sostanzialmente di cambiare vita. Due sorveglianze speciali, due fogli di via obbligatori. Inoltre due DASPO, il divieto cioè a essere presenti negli stadi e in luoghi dove si assiste a competizioni sportive. Infine un giovane tossicodipendente accusato di maltrattamenti nei confronti della madre è stato ammonito formalmente. Nuovi orari per l'apertura degli uffici del Comune di Licata, gli orari estivi, in vigore dal 4 luglio al 18 di settembre. Ecco gli orari: da lunedì al venerdì gli uffici saranno aperti dalle 7.30 del mattino alle 14.06. I rientri settimanali si riducono da 2 a 1 il martedì, dalle 15.30 alle 18.30. Appunto il giovedì pomeriggio gli uffici comunali resteranno chiusi. Voltiamo pagina. L'Inner Wheel di Licata ha appena festeggiato 30 anni dalla fondazione, 30 anni di storia. La cerimonia ha avuto luogo due giorni fa alla presenza del presidente locale Maria Antonietta Frumento e della governatrice del distretto 211 Sicilia-Calabria, Laura Assennato Leto. Vediamo. È iniziato nel 1992 con 12 soci che ancora oggi molti di loro sono presenti e siamo presenti sul territorio a dare il nostro contributo sia nell'ambito sociale, nell'ambito culturale e pronti al servizio della comunità. L'Inner Wheel è tra le più grandi associazioni femminili internazionali presenti al mondo, che promuove l'amicizia, la pace tra i popoli e il benessere sociale. Il distretto 211 che io rappresento occupa il territorio della Sicilia e della Calabria con 42 club e quasi 1000 socie. Tutte quante noi abbiamo un tema nazionale annuale e quest'anno il tema annuale è Pink First, prima le donne, un aiuto alle donne, che è un tema molto attuale. Io faccio ringraziamenti per l'invito e complimenti al Comune di Licata che ha tanto operato in questi 30 anni nel territorio, nel tessuto sociale, e quindi è una risorsa per il nostro territorio. Auguro al club di continuare sempre così in armonia e operare per il nostro territorio.
Bene, siamo giunti alla conclusione di questa edizione del giornale. Grazie per essere stati con noi. Ci rivediamo venerdì. A presto.